Il nostro linguaggio è pieno di pregiudizi e ne sono rivelazione le frasi fatte, che per riportare comporterebbe l'impiego di troppo spazio e troppo tempo. Ma possiamo riportarne alcuni esempi, tanto per rendercene conto. Vorrei parlare con quel signore là, quello pelato. Oppure, chi? Quella cicciona? E ancora. Ah sì, il balbuziente. Quello con i denti da castoro. Quattro occhi. E poi ci sono i gerghi rappresentativi delle peggiori menti inclassificabili. Mongoloide, handicappato, vecchio rincoglionito, tappo, eccetera. Ce ne sono molti. Tutte queste rappresentazioni sono etichette, giudizi, una lenta deturpazione dell'autostima, una lesione alla persona, una profonda ferita inferta, destinata a determinare complessi, insicurezze. Disturbi relazionali sono appunto strutture, cartelli infissi nella mente degli altri, con chiodi dolorosi, quei chiodi che sono le parole intese come armi, non più come il mezzo per dialogare, per comunicare, per trasmettere, per esprimere, ma come oggetti contundenti in grado, se non di uccidere, di procurare solchi, solchi che rimarranno, attenzione, come cicatrici per sempre. Per sempre. E le cicatrici in questo ambito sono i ricordi, sono l'eco del male, il male subito che rimbalza sotto forma di sofferenza, di estrema timidezza, di paura, di isolamento, di autoisolamento. Questi effetti devastanti per una persona fanno di un bambino inizialmente libero un adulto irrimediabilmente disadattato. E impossibilitato ad attuare il proprio potenziale, il suo bagaglio di talenti, di bellezza e di personale contributo nella società, nel mondo. Le strutture vanno tolte, le parole che non esprimono perché colpiscono, fanno parte di una muraglia che separa, che toglie luce, prospettiva, fantasia. La presa in considerazione di questa struttura dannosa, la consapevolezza, appunto, è il primo passo, la prima picconata sul muro per ampliare la propria umanità, per non uccidere gli altri, per destrutturare, per togliere le strutture, per liberare la parola e restituirle il suo vero valore, la sua utilità. All'inizio era il verbo e il verbo non nasceva da un giudizio, ma era il presupposto di un principio vitale, di un principio d'amore.